Finalmente FIFA 17 è arrivato e tu meriti solamente il meglio per i tuoi crediti. EG Vault, il sito con la consegna più veloce al mondo. Passa in descrizione per il link e codice sconto del 6%. Ho appena finito di registrare un'ora di carriera e registro subito un altro episodio perché mi voglio male. Ho spiegato perché sono ancora vestito uguale e sono ancora influenzato. La magia del Natale. A ottobre. Direi di iniziare subito l'episodio della carriera salutando l'ultimo like su Instagram, come al solito. Passate qui sotto in descrizione dove troverete tutti i link ai miei vari social network e tutti i link ai canali di Braille. Iscrivetevi dappertutto. L'ultimo like su Instagram è di GesuCossi02. Ciao GesuCossi02, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto, direi. Giochiamo contro il Criciúma EC. Salute. Direi di fare un massiccio turnover perché l'Europa League, per adesso, voglio giocarla con le riserve. Questa è la formazione che schiereremo con Capitan Magnanelli in cambia di regia. Grande capitano, io ti voglio bene. Comunque Rashford, Politano, Piazza non è un brutto attacco. Che bella, l'Europa League è proprio personalizzata EA Sports. Abbiamo anche un ottimo girone forti. Spero di passarlo come primo, me lo auguro. Rashford deve fare un sacco di allenamento sugli appoggi, non riesce mai a farli bene, però attenzione perché entra in area Rashford, il tiro subito e c'è il gol dell'1-0 di Marcus Rashford, che non saprà appoggiarsi, ma sa tirare e sa far gol. Secondo gol in maglia Sassuolo per Marcus. Guardate che bello, 1-2. Boom, subito dentro, Marcus, il tiro, a giro, la mette dentro, 1-0 in Europa. E spero di vincere a più di 1-0 perché le prime due sono state vinte proprio così. C'è Rashford, attenzione, vede Antey sulla corsia di sinistra, schierato un po' a sorpresa, non ho Ter Stegen, la mette in mezzo. Calcio d'angolo, la bandierina, ancora, a cercare sempre Rashford. Attenzione, adesso attaccano loro, attenzione, sono in area, non voglio prendere gol da questi qui. Cannavaro, esce bene, palla al piede, Rashford, ancora lui, che non si vuole appoggiare perché non sa fare. E poi dentro per Politano, in profondità, ancora Politano. Attacca anche Piazza insieme a lui. Politano ha visto Piazza, lo serve. Attenzione, ancora Marco. Marco Piazza in area, serie di dribbling. Piazza, Piazza, Piazza vuole andare sul fondo per crossare per Rashford, il palo. Ancora Piazza, dentro Rashford, ancora lui, dentro per Piazza. Finalmente scarica una palla fatta bene. Marco Piazza a giro, è il 2-0, esattamente come l'aveva fatto Rashford. Segna anche Marco Piazza, l'attacco che funziona. Berardi, Niang, Rashford, Piazza, benissimo. Politano, ok, Rashford, guarda che bel movimento di Sturaro, Sturaro, in aria il tiro di Sturaro, la traversa, è un tiro al bersaglio questa partita. Politano, ancora lui, rientra sul suo mancino, tira in porta, angolo. Ancora Politano, dentro per Rashford, bella verticalizzazione. Rashford vuole andare lui, non vuole passarla. Ancora Rashford, entrato in area, un killer. E poi si appoggia all'indietro dove c'è Magnanelli, vedete, non sa fare gli appoggi. Sturaro al fuori, da Gnuguri, poi dentro, ancora, da Politano, da fuori con il mancino, calcio d'angolo. Mi trovo veramente bene con il rombo, riesco a giocare la palla veramente come voglio io. Piazza il tiro, cos'è? Cos'è il 3-0? Oddio, ho pensato di non farlo per un secondo. Stefano Sturaro, la insacca lui, il 3-0, è firmato tutto italiano. Guardate la palla che arriva lì, Sturaro sul palo che si addormenta e poi per fortuna la mette dentro. 3-0, Rashford, Piazza e poi Sturaro, tutti prestiti. Ma penso che vada bene perché abbiamo due Sassuolo in questo modo, uno per il campionato, uno per Europa League. Direi di togliere subito Gnuguri perché devo far giocare Duncan sin dall'inizio. La messa dentro, Edra, la cross, attenzione, il tiro, il gol del 3-1, rientra in partita questa squadra di morti. Vai con la testa, non riusciamo a prenderla, siamo usciti molto male. Cannavaro, ti prego, fai Cannavaro e poi dentro Cannavaro, due volte Cannavaro, no, sarebbe stato troppo bello e avrei pianto. Dentro per Piazza, l'ha servito Magnanelli. Piazza in area, vuole tirare da lì Piazza. Mi è piaciuto veramente di gran lunga più Magnanelli di Sensi in tutte le sue apparizioni, quindi quasi quasi faccio la pazzia. Vediamo, attenzione, Duncan che insegue con la sua forza fisica e poi Magnanelli che apre molto bene. Non ci arriviamo però, Magnanelli spazza molto bene, libera l'area di rigore. Direi di far riposare sicuramente Rashford, mettiamo Matri e poi direi di inserire anche Mandragola per Piazza e mettiamo proprio lui, mettiamo a fare il trequartista. Attenzione perché adesso scendono, ci credono, vogliono riaprirla definitivamente il tiro, la parata di Gigio. E finisce qui 3-1, abbiamo vinto, primi 3 punti dell'Europa con il Sassuolo B, paradossalmente più forte di quello A. Possiamo avanzare e finalmente andare a giocare la partita con il Genoa. E poi c'è subito il Chievo. Per adesso la Juventus è capolista e siamo gli unici che l'hanno battuta. Direi di far giocare i titolari, purtroppo Gnuguri è un pelo stanco perché ahimè ha giocato per sbaglio quell'altra. Viene Kishin a prenderla, si appoggia, Lorenzo Pellegrini, ancora Pellegrini, vede che si è aperto Niang e poi la palla dentro, ancora per Kishin, va
vai con il tuo dribbling. Kishina, che ne hai? Il tiro di Kishina deviato, calcio d'angolo. Palla che non arriva, c'è ancora Sensi. La rimette dentro, sì che è lì la palla. Ancora Sensi, ancora una volta per la terza volta. Nyuguri, vai avanti con la tua forza strepitosa. Ancora Nyuguri, sempre Nyuguri. Dentro per Berardi, attenzione Berardi, può fare quello che vuole. Un numero di Berardi, dentro a cercare la corsa di Niang, proprio come contro la Juventus. La palla ancora qui, Niang salta, la prende, non ci arriva nessuno però. Dentro per Berardi, attenzione Berardi, fa andare, vabbè, ma Berardi ha tirato una cannonata. Vede Berardi che si propone, Berardi, può andare lui adesso. Berardi può puntare l'area, la mette dentro per Niang, bella combinazione. Niang tira malissimo però. Kishina, che è stato in ombra in questa partita, era stato il valore aggiunto con la Juve, ma oggi non troppo bene. Berardi, vediamo se si sveglia. Ancora Kishina, non riesce a passarla. Berardi però la recupera in qualche modo e poi cerca di premiarlo ancora una volta. Ancora Kishina, dentro per Pellegrini, gran corridoio, l'ha trovato, dentro, allarga per Nyuguri, lo stop di Nyuguri, la rimette Nyuguri, non c'è nessuno, non ci va nessuno. La palla che è ancora qui, attenzione, il Genoa adesso attacca pericoloso con Miguel Veloso, da fuori area Miguel Veloso ci salta tutti, vuole rientrare Rugani, Donnarumma, ancora Kishina con la testa, la prende molto bene, c'è Niang, Niang dentro, ancora da Kishina, Kishina resiste alla carica, va da Berardi, Berardi adesso possiamo giocare, è partito il circo, c'è Niang che vuole andare dentro. Anche Gakpé veloce, ma gli esterni del Genoa non hanno senso. Lo insegue Mattiello, non ce la può fare. Gakpé ancora, è arrivato sul fondo. Gakpé vuole crossare. Gakpé si gira molto bene. La palla che arriva è dell'Isola in qualche modo. Mettiamola fuori, mettiamola fuori, mettiamola fuori. Anche Kishina oggi inesistente. Proviamo a mettere dentro anche Rashford e Berardi va a fare il trequartista. Sì, molto bene, appoggiamoci così. Niang, ancora, Berardi, sempre Berardi. Attenzione, Kishina sta per uscire, però c'è ancora spazio per un'ultima giocata. Kishina in area, il tiro di Kishina, non è in forma oggi. Niang prova a nascondere la palla, non ce la fa, attenzione perché la perde. Pericolosa la ripartenza subito del Genoa. Noi possiamo andare con Nyuguri che però è già stanchissimo, poveretto. Niang, Berardi, a fare gioco adesso Berardi. C'è Rashford, vuole aprire tutto il gioco e lo facciamo. Sturaro la prende e poi dentro per Berardi. Berardi va incontro, ti prego. Non ce la fa più neanche Nyuguri, ragazzi. Bisogna fare un altro cambio e questa volta dentro Duncan e quindi Pellegrini va a fare la mezzala. No Genoa, non farmi questo scherzo. Gakpé, ancora Gakpé, bravissimo Mattiello, bravissimo. La palla messa dentro, molto bella di Gakpé. C'è Duncan, no, no, finisci lì a Pavoletti, fuori. Niente, Gakpé è imprendibile, così come Lazovic. Ancora Gakpé, vuole andare via, ce la fa molto bene. La palla ancora lì, la deviamo ancora con Mattiello. No, 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 esci, bravo Gigio, bravissimo Gigio. E possiamo ripartire con Niang, che la stoppa, la mette giù bene. Attenzione Rashford, fa il movimento fatto bene. Allora c'è Berardi, di prima, per Rashford, ancora Rashford, che vuole destreggiarsi, la palla che è ancora lì, la tiene Rashford, possiamo attaccare, con tutti noi, possiamo attaccare, Rashford, vabbè, ma Mattiello devi sovrapporti, che bella palla, il 90esimo, cerchiamo di non fare cazzate, De Sciglio la legge molto bene, adesso possiamo spingere, ancora, con Mattia De Sciglio, sull'esterno, possiamo saltarli tutti, c'è Berardi, attenzione, Berardi, la vuol dare, a De Sciglio ancora bene, la stoppa, calcio di punizione, è l'ultima possibilità che abbiamo di fare gol, ragazzi, è l'ultima occasione che abbiamo di buttare la palla dentro, vediamo di sfruttarla molto bene. C'è Sturaro, vuole andare qui da Duncan, attenzione Duncan si appoggia, De Sciglio, ancora lui, Mattiello, possiamo allargarci, possiamo andare, possiamo crossare per le nostre torri, dentro, così. Ma che cos'è Lorenzo questo tiro bruttissimo, finisce qui 0-0, ce la siamo giocati malissimo quest'ultima chance, malissimo. Direi di andare a giocare anche quella con il Chievo molto velocemente, tanto non è niente di che. Per adesso abbiamo giocato una di Europa League, quella col Genoa pareggiata, facciamoci anche il Chievo. Giusto un po' di turnover e questa volta voglio davvero giocare con Magnanelli. Ripartiamo ancora una volta con Rashford dall'inizio. De Guzman con l'uno dalla bandierina, l'ignoranza fatta giocatore probabilmente. Adesso può ripartire Berardi, l'ha visto Magnanelli, lo vuole servire Magnanelli, l'ha servito Magnanelli. Attenzione perché adesso Berardi vuol far andare proprio il capitano, Magnanelli, ancora lui, vuole scodellarla dentro. C'è Rashford, c'è Kishina, Nyuguri dentro, Berardi, bellissima palla, senza guardare, per Mattiello, che la mette per Rashford. Mamma mia, se si gioca bene però con Magnanelli è veramente una differenza abissale. Ancora Berardi, dentro, vuol far correre Rashford. Ancora Rashford, fa il gioco lui. Kishina si appoggia a Pellegrini. Attenzione, Berardi è partito in mille all'ora. Si appoggia ancora una volta Kishina. Kishina prova a vederlo. Berardi, la palla non arriva. Per favore, come questo? La palla smanacciata. Magnanelli può rimetterla per Rashford. Ma cosa hai preso, Sorrentino? Cosa hai preso? Hai fatto un bimbo. Kishina la prova a mettere. Attenzione, la palla bellissima per qualcuno. Chi sei? È il capitano. È Mimmo Berardi. E c'è l'1-0 su calcio d'angolo di testa. Non me l'aspettavo, Berardi di testa. Non me l'aspettavo. Ma dopo la paratona su Rashford ci meritiamo il vantaggio. 1-0 sul Chievo. Kishina la recupera. Possiamo ripartire noi. Vieni, Mattiello. Vai con
questa perseveranza, questa personalità, Riccardo Kishna. Ancora lui, possiamo ripartire. Kishna va dentro, da Rashford. Rashford, pressa che ci arriviamo. Bravo Rashford, anche se non è nostra. Magnanelli, ordinato, pulito, elegante. Dentro, facciamo correre. Mamma mia che contropiede per Rashford. Rashford si è inventato un corridoio assurdo. E allora Rashford può andare. Ancora Rashford, palla al piede. Dentro, per Nyuguri. Si appoggia, all'indietro, per Magnanelli. Magnanelli dentro, da Berardi. La palla che arriva a Kishna, il tiro, la parata di Sorrentino ancora una volta. Rashford ancora, dentro, per Kishna. Va da Berardi, Berardi in aria, il tiro di Berardi con il destro alto. Bella palla, provano a entrare loro adesso. Donnarumma, ti prego, fai un miracolo anche te. No, porta vuota, l'1-1. L'1-1 a porta vuota di De Guzman, l'avevo detto, l'ignoranza, e mi ha fatto gol l'ignoranza. Dai ragazzi, ma guardate che sfiga. La palla che deve arrivare lì, proprio lì deve arrivare. Rashford, ancora lui, ancora Rashford, può allargare benissimo il gioco su De Sciglio. E adesso va da Duncan, sbagliamo il passaggio, ancora inglese. Perché inglese, Pucciarelli, De Guzman, Onazzi, sono tutti forti contro di me. Sono tutti fortissimi, sono tutti dei fenomeni. Cosa sta succedendo? Ancora Isco, Isco, la mette Donnarumma. Berardi, Rashford, ancora Rashford e Berardi. Ancora loro, Piazza, Piazza, può andare Piazza, può sfondare Piazza. Vuole andare sul fondo, vuole metterla. Piazza, c'è solo uno del Chievo. La palla è lì. Non può uscire così Duncan. Ce l'hai anche sul sinistro. Non può uscire così Duncan. Possiamo ripartire, ultima azione. Attenzione, c'è Rashford che la tiene dentro per Berardi. La posizione è irregolare, è irregolare, è irregolare. Stupido fuori gioco, dai ragazzi, forse ce la facciamo ancora una volta. Possiamo andare dentro per l'ultima azione, ma Duncan non ti puoi fermare. Allora andiamo, ma perché? Allora ditelo che devo pareggiarla questa partita. Ditelo che la devo pareggiare, ditemelo. Se non fanno niente di quello che gli dico, ditemelo. Che due palle maledette, che due palle maledette. Facciamo una cosa importantissima prima che mi dimentichi. Ecco qua, Sensi, mi dispiace, va in tribuna, il capitano torna a essere Magnanelli perché se lo merita, veramente fa delle partite incredibili. Non stiamo andando benissimo, per adesso siamo ottavi, però spero che vada meglio fra un po'. E intanto però è interessante vedere il Torino di Gas capolista, ragazzi. Stiamo trovando la quadratura del cerchio, devo ancora capire come usare questa squadra. Io spero che il video vi sia piaciuto, se è così vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto. Ooh, baby, I like it, bro. Yeah, baby, I like it, bro.